Slow Food, grottaglie, vigne e ceramiche scende in campo per un progetto di solidarietà, finanziare un orto in Africa, a St. Vincent in Uganda, in collaborazione con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. L'evento è patrocinato dal Comune di Grottaglie e dall'Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano. L'attenzione per il territorio, la valorizzazione della biodiversità e dei prodotti locali si coniuga questa volta con l'opera di beneficenza e solidarietà. Ad illustrare il progetto Franco Peluso, fiduciario della condotta Slow Food Grottaglie, vigne e ceramiche. Il progetto è nato circa un anno fa, quando insieme a una serie di nostri soci abbiamo deciso di creare un calendario, quindi 12 nostri soci titolari di imprese, 6 fotografi, un'azienda di grafica, un tipografo e tanti volontari si sono messi insieme per realizzare questo calendario. Calendario quindi 2019, e grazie poi ai contributi raccolti in occasione della presentazione del calendario abbiamo finanziato questo orto in Africa. Era un'idea, era un sogno, lo stiamo riuscendo a concretizzare. Ormai siamo quasi nel terzo anno di attività sul nostro territorio, un territorio che va valorizzato per le eccellenze enogastronomiche, per l'arte, per la cultura. Noi ovviamente siamo dei volontari, ma ci stiamo impegnando per dare il nostro contributo e riteniamo di poterlo fare. L'idea della fondazione di realizzare 10.000 orti buoni, puliti e giusti nelle scuole e nei villaggi africani significa garantire alle comunità cibo fresco e sano, ma anche formare una rete di leader consapevoli del valore della propria terra e della propria cultura per essere dei protagonisti del cambiamento e del futuro del continente africano. Le parole di Marcello Longo, presidente Slow Food Puglia e consigliere della fondazione. Tutto quello che sta accadendo è molto importante, perché anche Papa Francesco adesso nel sinodo ha invitato Carlo Petrini, perché si parla proprio di questo, di sviluppo. Non a caso il discorso panamazzonico, no? Il Papa è così sensibile in questa situazione, e noi con i 10.000 orti in Africa ci sentiamo veramente coinvolti e nello stesso momento soddisfatti per quello che potremmo dare a queste persone. L'iniziativa Slow Food for Africa è stata illustrata nella masseria Rosario di Nicola Motolese. Quando il fiduciario Franco Peluso mi ha proposto come location, siamo stati subito disponibili per questa serata che raccoglierà tutti i produttori di grottaglie delle eccellenze del territorio.